Scusatemi, io ho cercato di staccare qualche ora e mi è arrivato proprio 5 minuti fa un video di tale Angelo Duro, che io non so chi è. Mi hanno mandato questo video che è stato pubblicato 2 ore fa. Ho fatto un giro di telefonate per capire questo troglodita chi è. Guardate qua, il buon Angelo Duro, che si permette di fare, arriva a Taormina e pensa di pisciarci in testa e gli facciamo pure l'applauso. Anzi, andiamo pure a pagare il biglietto domani. Mi pare che domani avrebbe uno spettacolo al Teatro Antico. Guardate qua. Poi ve l'andate a guardare nella sua pagina. Ecco qua. Niente. Ciao, ci vediamo. Più tardi vengo a mangiarmi la granita. Ecco qua, guardate. Fermati, Saro. Fermola. Angelo, ma non è meglio che basta ora? No. Le granite come le fai tu? Che gusto me la fai assaggiare stamattina? Fragola, limone, pesca, mandorla, caffè. Poi dimmi altri gusti, va. Melone, anguria, kiwi, nocciola, Nutella, cioccolata bianca, yogurt, pistacchio, tutto quello che vuoi. Però basta, perché la cosa mi sta cominciando a preoccupare. Allora, io non so sto testa di cazzo che fa di professione. Una cosa è certa, questa ironia non mi è piaciuta affatto. Quantomeno non la fai nella mia città, come cazzo ti chiami, Angelo Duro. E ora ti cercherà la polizia municipale e verrò pure io più tardi a Taormina a cercarti, ti pigli a calci in culo se ti incrocio, hai capito? Poi per quanto riguarda lo spettacolo di domani, ora vediamo. Intanto il suo pubblico che ci hai chiesto per il merchandising, eccetera, te lo revoco subito. E tutto quello che posso fare per evitare che tu continui a dare questo esempio proprio schifoso, caro mio, non te lo permetto più. Ti consiglio di andare ora a cercare i manifesti che hai imbrantato con quelle cazzi, con teste di cazzo che sei, e a rimuoverli. Comunque la denuncia per attentato al decoro urbano non te la toglie nessuno. Questo già sarà fatta immediatamente. Ti cercheremo, ora andrò anche dai carabinieri, perché l'ironia mi piace. Sono uno abbastanza ironico, ma qua siamo completamente lontani. Tu ti puoi imbrattare la faccia, ti puoi imbrattare il culo, o la faccia da culo che hai.